La Torre dell'Arte, Palazzo Mamiani e Sant'Angelo in Lizzola, diciamo la Fonte dei Poeti, la Chiesa di Sant'Egidio sono, diciamo, perle di storia, di cultura, diciamo il Teatro Branca, Costanza Monti, insomma sono elementi importanti. L'iniziativa di domenica è tesa a valorizzare, a promuovere, a avere anche memoria, coinvolgendo la comunità, i cittadini, con una passeggiata che spiega tutte le radici storiche importanti di quella realtà, che è una realtà molto storica. È stato distrutto dai nazifascisti il vecchio teatro che c'era a Sant'Angelo in Lizzola, ma Sant'Angelo è un pozzo di storia. L'obiettivo nostro è valorizzare anche i tre castelli della città di Vallefoglia con attività turistiche, storiche, culturali, con i musei, e quindi l'iniziativa di domenica pomeriggio va in questo senso. Ecco, noi siamo molto attenti, diciamo, a valorizzare tutto quello che sono le radici storiche, l'ambiente, il paesaggio. Sono paesaggi a Sant'Angelo, ma anche a Colbordo, a Monte Fabbri, ancora incontaminati. C'è una enogastronomia, diciamo, dove si mangia come si mangiava 100 anni fa. Insomma, si sta veramente bene in quei territori e quindi intendiamo valorizzarli.